La fragola è sicuramente uno degli ortaggi più venduti, anche se è un frutto. Si può coltivare sia in vaso che in terra. È la particolarità che è una perenne, quindi si può tenere per l'anno successivo. È fondamentale cercare la posizione giusta, luminosa. Il problema è che in estate il sole rovina molto la pianta, quindi cerchiamo o di coltivarla in vaso in modo da metterla un attimo in mezz'ombra in estate, oppure possiamo usare anche il telombreggiante da utilizzare nei mesi più caldi. In vaso, bene benissimo, la fragola avremo il frutto che pende giù e non toccherà mai il terreno e quindi si manterrà il frutto pulito, non tenderà a marcire. Mentre per quanto riguarda la coltivazione in terra si può usare il telo pacciamante, in questo modo il frutto, essendo pesante, piega il ramo e si appoggia sulla terra e di solito col terreno bagnato il frutto tende a marcire. Se invece ci mettiamo il telo, il tessuto non tessuto sotto, il frutto rimarrà pulito e non tenderà a non marcire. Oppure possiamo usare una tecnica che è la baulatura, mettere il terreno, fare tipo una montagnola di terreno e metterci sopra le fragole. In questo modo avremo due vantaggi: uno, che il terreno si drenerà, eviteremo ristagni idrici, e due, avremo i frutti che tendono a cadere, appoggiarsi al terreno dopo, perché diciamo c'è questo dislivello che aiuta al frutto a non appoggiarsi alla terra. È molto importante la concimazione autunnale, perché la pianta si carica di sostanze nutritive per la primavera e anche quello ovviamente da marzo-aprile, periodo di fruttificazione. Ci sono diverse varietà di fragola. C'è la varietà rifiorente, che è la più ricercata di tutti. Tende a rifiorire specialmente in primavera, in estate se si trova bene, diciamo in un ambiente non troppo caldo, e ancora in autunno. C'è questa nuova varietà con una fragola rifiorente bianca. E poi un'altra richiesta, un'altra varietà molto richiesta, la fragolina di bosco, che però questa non è rifiorente. Farà una grossa produzione di piccole fragole tarda primavera, verso maggio. La fragola ha il vantaggio che è molto anche facile da riprodurre, è tappezzante, e questi rami che tappezzano il terreno tendono a fare, si chiamano degli stoloni, sono dei rami che tendono ad autoriprodurre. La parte del ramo che appoggia sulla terra tende a fare delle piccole radici. Se uno vuole può tagliare questi rami e cercare di farli radicare in un altro vaso con un terreno sabbioso. È una pianta molto facile da riprodurre, la fragola. Tutte le varietà che abbiamo le trovate sul sito sassigarden.com e le spediamo in tutta Italia.